Nuovo marciapiede, 60 cipressi e rampicanti, a vantaggio di decoro e sicurezza. Presto il parcheggio del cimitero urbano e monumentale di Arezzo cambierà look. Il progetto prevede la messa in sicurezza del marciapiede che costeggia via Gamurrini in modo da prevedere un percorso pedonale che si ricollega all'ingresso del cimitero in via Buozzi per poi proseguire verso la fortezza. Ci sarà anche la realizzazione di una piazzola per la fermata degli autobus. Oggi abbiamo presentato un progetto che ha due piani di intervento. Uno è la messa in sicurezza di un percorso pedonale per permettere ai pedoni di passare in sicurezza via Gamurrini fino all'ingresso, poi prendere anche la scalinata e quindi mantenersi esterno alla viabilità veicolare. E il secondo piano è quello di riqualificare l'area del parcheggio mettendo in dimora piante e viti americane in modo tale da attuire l'impatto del muro in presente nel cimitero di Carmassi. Non sono stati sacrificati neppure i parcheggi, solamente due posti? Sì, abbiamo monotare una riqualificazione che ha permesso di mantenere il numero di posti che sono molto usati durante la fiera antiquariato e dai turisti. Ne abbiamo avuto riprova anche all'interno del cimitero nel nostro punto di informazione che viene usato dai turisti proprio per chiedere informazioni ai cittadini che posteggiano il parcheggio di via Gamurrini. Avevamo avuto dai cittadini moltissime critiche sull'aspetto estetico del muro del cimitero, che non trovava giustificazione anche perché adesso quello che guarda le colline non si appoggia a nulla. Abbiamo riflettuto a lungo su come trovare una soluzione e questa soluzione ci è sembrata la migliore, perché il mitigare l'aspetto, l'impatto di questo muro attraverso piante rampicanti e soprattutto i cipressi che fanno parte della nostra cultura cimiteriale ci è sembrata la cosa migliore, quindi un'opera saggia, spendendo il giusto in momenti di crisi, in grado di riqualificare complessivamente l'area, di rendere più decoroso l'aspetto anche di quel parcheggio.